Paola Carlo. Carlo è il direttore del consorzio di Monte Paparese. Buongiorno a tutti, oltre 13.000 ettari vitati, il 60% della produzione di vino della Lombardia e 7 denominazioni tra DOCG e DOC, dove la più conosciuta è sicuramente la Bonarda come produzione, seguita dal Sangue di Giuda, uve croatina, che è l'uva principale del territorio vitigno autoctono, con Barbera e uva rara o Ughetta. C'è la più grande superficie di Pinot Nero in Europa al di fuori della Francia, che conta oltre 3.000 ettari, e col Pinot Nero in territorio si fanno gli spumanti che voi avete oggi in assaggio, e si fanno anche il Pinot Nero vinificato in rosso, Pinot Nero del Monte Paparese, che anche oggi assaggerete. Inoltre, quello che era il prodotto tipico del territorio, che aveva fatto la conoscenza del territorio, era il Pinot Nero vinificato in bianco, frizzante, che era un po' il vino tipico da aperitivo che si utilizzava in tutta Italia, che però negli anni poi è stato soppiantato dal Prosecco. Quindi, poi di mezzo c'è quello che dicevi tu, Helmut, che ci sono tantissime uve, perché l'Oltre Paparese è un territorio estremamente vocato dal punto di vista viticolo. Io delle volte dico che è un paese, un posto particolare. Tu metti un semino per terra, cresce una pianta e la pianta fa uva e la fa molto bene. In questo modo ci sono anche tante altre uve che vengono bene sul territorio e che permettono di fare ottimi vini. Quello che a me preme è che le aziende oggi, che sono, come tu dicevi, circa 1.500 oggi, la filiera completa, il territorio offre 215 aziende che imbottigliano, quindi un numero molto importante tra aziende molto piccole e aziende molto grandi. E la cosa bella che voi, secondo me, oggi avete in assaggio l'azienda cooperativa più grande del territorio e più grande della Lombardia, che fa dei vini eccezionali, e insieme avete delle piccole aziende, delle aziende familiari. Questa è la forza di un territorio, che permette di avere grandi prodotti a prescindere dalla tipologia aziendale. Ecco, forse da aggiungere una cosa, tanto per spiegare un po' il territorio, ci sono altitudini che arrivano per la viticoltura fino a 600 metri, giusto, che avevo sentito. Sì. Poi avete monti, cioè avete le montagne che arrivano a 1700, quindi siamo abbastanza in pianura, no? Come area, no? Partiamo dalla pianura e arriviamo alla montagna. È una zona preappenninica, anzi appenninica, con e questa è la grande differenza di tante altre zone, che permette di avere alle aziende, permette di avere dei vigneti in quasi pianura e poi via su in collina, quindi permette di vendemmie differenziate, permette climi differenziati, e poi c'è anche una grande varietà di terreni, perché sono queste valli hanno terreni diversi che permettono la cultura anche di uve diverse. Quindi chi viene sul nostro territorio rimane stupito di questo territorio bellissimo, pieno di storia, un po' abbiamo tanti castelli anche noi come in Alto Adige, e abbiamo tante cantine storiche che una volta erano abbazie come in Alto Adige, sono posti anche molto belli da visitare. Bisogna dire che l'interessante è se vediamo l'evoluzione della storia, no? Prima Prefilossera 225 vitigni autoctoni, poi l'habitat ideale l'ha trovato il Pinot Nero, la Croatina, il Riesling, no? Questi sono poi i vitigni vostri, che oggi è lo Chardonnay, che chiaramente anche ha trovato un habitat veramente particolare nel vostro territorio. Quindi da 225 vitigni se alla fine ristretto a 10 vitigni o una roba così, no? Diciamo 10-15, calcolando anche che poi ci sono delle cose particolari, perché alcune aziende fanno il Müller Thurgau, che non ha nulla da invidiare a quello del Trentino e dell'Alto Adige, pur essendo il terreno completamente diverso. Ultimamente qualche produttore, ne abbiamo qua anche qualcuno, ha piantato il Pignon Meunier per integrare
pensando di integrare gli spumanti, e probabilmente assaggeremo anche un Pinot Meunier oggi, quindi è l'esempio di proprio un territorio estremamente particolare per la viticoltura. E abbiamo tanto Barbera, perché la Barbera è una delle vitigne interessanti, e quindi ampia varietà. Io ritengo che il gruppo di il consorzio in questo momento si muove sul territorio con un gruppo ristretto di vino che ha il Pinot Nero come base nelle versioni spumante e vinificazioni in nero, il Riesling, ci sono 1300 ettari di Riesling tra Renano e Italico, e Barbera e Sangue di Giuda. Carlo, io ti farei un'ultima domanda così per curiosità, no? Allora, parlavi di 13.000 ettari di terreno, quindi della produzione totale dell'Oltre Po Pavese, quanto viene utilizzato in percentuale per la produzione dei vini poi di OCG e DOC? E l'altro viene chiaramente poi anche ceduto ad aziende fuori della zona, no? Circa, eh? Allora, ricordiamoci che oltre alla DCG DOC c'è anche un IGT, in provincia di Pavia, che è la più grande IGT della Lombardia, anzi, e non solo la più grande IGT della Lombardia, ma è, copre oltre il 65% delle IGT della Lombardia, forse 70%. Quindi molte aziende rivendicano IGT invece che DOC di OCG. Circa la metà della produzione, un po' più della metà va in bottiglia nelle DOCG e DOC e IGT, e il resto in questo momento viene venduto sfuso, sia esso a privati, c'è ancora tanta vendita di vino sfuso a privati, sia anche in cisterna per altri usi. La speranza mia è di vederci tutti quanti a Milano. Va bene, grazie Carlo. Grazie.